Salve a tutti, ASR Cristiano, perché questo video? Innanzitutto sì, sono di nuovo in ufficio. Perché? Perché quello che sta succedendo in casa Roma dopo la disfatta contro lo Spezia in Coppa Italia è quantomeno ridicolo e indecoroso. Che cosa intendo? Come pronosticato da me stesso medesimo il giorno dopo la partita, doveva essere ricercato e individuato almeno un colpevole che fosse nei piani dirigenziali o tecnici di quanto accaduto durante la partita di Coppa Italia. Questo è stato trovato in due dirigenti, uno dirigente accompagnatore della partita medesima, tale Gombar, che è stato imputato appunto come artefice di quell'errore madornale che ha portato appunto alla Roma un 3-0 a tavolino. Che poi lo Spezia non abbia fatto ricorso è ovvio, perché sono ovvi i motivi, visto la vittoria sul campo per 4-2, ma comunque sia, la figura di merda a livello nazionale e internazionale è stata fatta. Che cosa è successo dopo appunto questo duplice licenziamento? Che tutti i giocatori ancora in rosa, e addirittura Daniele De Rossi, che come ben sappiamo non è più un tesserato della società, si sono schierati a difesa di questo individuo, descrivendolo come un grande uomo, sempre vicino alla squadra, che per un errore soltanto ha pagato un prezzo troppo alto. Addirittura sono trapelate fuori notizie, ovviamente non confermabili, che ci sia stato un durissimo confronto sia subito dopo la partita che nei giorni successivi, ieri nel qual caso, tra squadra e allenatore, perché i giocatori pretendevano che appunto il mister si facesse portavoce di questo diffuso sentimento di difesa spadatratta di tale individuo nei confronti della presidenza, e che questi venisse reintegrato. Da questo sono quello che è trapelato: volate, parole, duri confronti. Tutto questo capitanato da tre giocatori principali, anzi quattro, cioè Dzeko, Pellegrini, Pedro e Mkhitaryan. Addirittura si parla di una minaccia di ammutinamento dell'allenamento mattutino, addirittura che sarebbe durata a questo punto una discussione ore e ore, fino a che l'allenamento non è stato rimandato nel pomeriggio. Insomma, un bordello. Da questa situazione bisogna capire delle cose. Punto numero uno: non sappiamo quanto di quanto è uscito sia vero. Nel senso, sicuramente c'è qualcuno all'interno di Trigoria che piace far uscire cose che dovrebbero rimanere all'interno dello spogliatoio, e questo mi sembra evidentemente palese. Dall'altra parte, come ben sappiamo e siamo abituati, la stampa romana con queste stronzate ci va a nozze, quindi che cosa è vero, che cosa non lo sia, non lo possiamo sapere. Sicuramente possiamo dedurre che effettivamente c'è stato un confronto tra l'allenatore e i giocatori, ci siano state delle proteste, che poi la natura di queste fossero effettivamente il caso del dirigente licenziato o che fossero di altra natura, questo non lo sappiamo. Sappiamo però che proprio oggi, alla vigilia della partita di campionato con lo Spezia, Fonseca ha annunciato che sia Dzeko che Pedro e probabilmente Mkhitaryan non giocheranno domani, che ti accende una lampadina, nel senso che tre dei giocatori che tendenzialmente sarebbero quelli che hanno rotto più i coglioni non giocano nessuno dei tre, quando poi l'altro giorno erano tutti in campo. Dzeko addirittura ha giocato 35 minuti scarsi. Che cosa dobbiamo pensare? Non lo so. Quello che penso io è, innanzitutto, che è ridicolo che certi giocatori, la maggior parte dei giocatori in rosa in realtà, si prodighi a difendere un giustissimo licenziamento di un incompetente, che poi potrà essere pure Padre Pio sceso in terra, ma è un incompetente, e non spenda una parola per dire scusa ai tifosi. Questo secondo me è ridicolo da parte di soprattutto un Edin Dzeko, soprattutto da un Lorenzo Pellegrini, che sono i due principali difensori della fede di questo super dirigente capro espiatorio di tutti i mali della Roma, e
E nessuno dei due, che ricordiamo essere capitano e vice capitano, abbiano detto: ragazzi, scusate per quanto abbiamo fatto, scusate per quanto è successo l'altra sera, siamo una massa di teste di cazzo. Nessuno ha avuto l'idea di fare questo, ma ovviamente subito a difendere chi gli sta simpatico. E già per me questo è una mancanza assoluta di rispetto nei confronti della tifoseria. È una dimostrazione, come se ne servissero altre, di poca professionalità dopo che professionali non sono stati durante l'ultimo turno di Coppa Italia. Che devo pensare io? Probabilmente la sorte di Fonseca è già scritta, non per altro, perché, come mi piace sempre citare, Ancelotti disse: quando si vince, il merito al presidente che ha comprato i giocatori, all'attaccante che ha fatto gol, al portiere che ha parato il rigore decisivo. Quando si perde, la colpa è sempre dell'allenatore. Questo perché è la via più facile, perché non puoi permetterti di licenziare 11 elementi della rosa e tenerne uno che li guida, quando ovviamente fai prima a licenziare l'allenatore, a sostituire quello. È normale, è una logica del calcio a cui siamo abituati, siamo consapevoli, anche se molte volte, soprattutto nella storia recente della Roma, l'allenatore spesso era il meno colpevole. Che cosa spero io? Uno, che questo sia l'ultimo anno di Edin Dzeko con la maglia della Roma, un giocatore che ho sempre mal sopportato per il suo stile di gioco, un giocatore che a questo punto si dichiara inetto e inadeguato anche a gestire uno spogliatoio. Sempre abbiamo visto a cadenza ritmica un Dzeko entrare in campo svogliato, entrare in campo poco motivato. Io ricordo chiaramente il periodo della sua probabile cessione all'Inter, in cui ha giocato le ultime fasi prima che poi questo trasferimento saltasse completamente controvoglia, e prende 7 milioni e mezzo l'anno, tra l'altro, il giocatore più pagato in rosa, che quest'anno sta giocando in maniera orribile, pessima, distruttiva. Io spero vivamente che questo sia l'ultimo anno di questo giocatore con la maglia della Roma. Spero in un cambio di allenatore, perché è l'unica soluzione a questo punto per provare a rimettere in sesto questa stagione, visto che ancora di nuovo ci ritroviamo al classico crollo nel mese di gennaio-febbraio. È incredibile come la Roma sia costante in tutto questo, come l'anno scorso, una Roma che arriva a ridosso della pausa invernale, poco dopo, a poter avere aperte tutte le porte dei suoi obiettivi stagionali, dalla Coppa Italia alla Coppa Europea al campionato. E che fisso, ciclicamente, quasi come se fosse un rito, a gennaio cominciano sconfitte ridicole, sconfitte indecorose, una perdita di concentrazione in campo, eventi infausti di ogni tipo, e la Roma finisce il suo campionato in maniera ridicola. Quello che io posso dire è: non crediamo a tutte le stronzate dei giornalisti che servono solo a destabilizzare un ambiente già poco stabile. Chiediamo ai giocatori della Roma di vergognarsi di quanto accaduto in campo e speriamo in una presenza forte della società. Questa è l'unica cosa che ci rimane da fare, sperando per l'ennesimo anno e l'ennesima volta di salvare questa stagione. Cos'altro c'è da dire? Io vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbasso Lazio.